A proposito di grande distribuzione, da anni si assiste al proliferare di centri commerciali ubicati nelle periferie delle città. Questo, se da un lato ha dato un po' di respiro all'occupazione, dall'altro sta mettendo in ginocchio le attività commerciali, soprattutto nei centri storici. Secondo lei, quale potrebbe essere il giusto compromesso tra le due realtà? Intanto, diciamo con molta onestà e chiarezza che va posto un freno a questa crescita smisurata dei centri commerciali, poi dobbiamo utilizzare un altro metodo per dare le licenze o per garantire ancora le licenze. Se io fossi presidente della regione, se fossi un sindaco, cosa direi? Senti, centro commerciale, io ti autorizzo, ma tu devi inserire all'interno dei, dei tuoi scaffali i prodotti locali. Allora i prodotti locali nostri non devono essere umiliati da questi centri commerciali che prendono i prodotti che vengono da fuori, eh, dalla grande distribuzione, che vengono da quei paesi dove non si tutelano i diritti e dove non ci sono anche controlli fitosanitari adeguati. Calano da noi e abbiamo due limiti, due beffe, che i prodotti appunto vengono da fuori e che il risparmio che si accumula, il denaro. Che si accumula in un centro commerciale, va fuori, non rimane nella realtà locale. Noi invece dobbiamo creare un circuito virtuoso: i prodotti devono essere locali, ci deve da bisogna dare una preferenza ai prodotti locali. È chiaro che poi bisogna chiamare i nostri artigiani, i nostri agricoltori, i nostri pescatori, i nostri commercianti a offrire. Una capacità organizzativa eh, in grado di impattare i centri commerciali e poi fare in modo che così si crei un circolo virtuoso, contrapposto a quello vizioso. Eh, quello virtuoso gli stipendi che eh, eh, si danno attraverso questo lavoro, in più eh, comprando le merci, quelle risorse vanno a remunerare l'azienda agricola nostra locale, vanno a remunerare l'artigiano locale, il pescatore, l'azienda della pesca della nostra terra, della nostra isola. Ecco, questo è un altro metodo di lavoro che sino adesso non è stato attuato e io penso che dobbiamo avere il coraggio, la forza, l'energia di parlare con le grandi catene di distribuzione e fare cosiddetti patti chiari e amicizia lunga e patti chiari e amicizia lunga penso che si possono ottenere attraverso questa nuova strategia che sino adesso non è stata mai usata.